Ben ritrovati a tutti sulla Voce di Novara. Ieri abbiamo dato spazio a alcune foto e a delle osservazioni che ci sono arrivate da un nostro lettore che rilevava un dato di fatto ormai sotto gli occhi di tutti, non da oggi certamente, cioè l'affollamento di auto in zone del centro storico di Novara, soprattutto a ridosso del municipio. Piazza Gramsci, Piazza Matteotti, il primo tratto di Corso Mazzini, il successivo tratto di Corso Mazzini lungo i portici, cosiddetti portici nuovi. Appunto un dato di fatto sotto gli occhi di tutti che certamente non rende particolarmente gradevole il muoversi, lo spostarsi a piedi in una zona che è pedonale, che quindi è il cuore della ZTL e il cuore dell'isola pedonale del centro storico. Un affollamento di macchine che storicamente ha sempre appunto caratterizzato queste zone. Lo abbiamo fatto notare per l'ennesima volta anche in connessione con il fatto che proprio nei giorni scorsi la polizia locale ha portato avanti una lodevole opera, diciamo così, di bonifica sull'utilizzo di un titolo di sosta in aree normalmente interdette alla sosta, che è quello per i disabili, l'uso improprio, quindi l'abuso di questo tagliando, quindi facendo un'operazione positiva che abbiamo sottolineato con favore. Allora, in connessione a questo, si suggeriva da parte del nostro lettore, e noi abbiamo appoggiato questa ipotesi, un'azione più incisiva anche per quanto riguarda questo tipo di sosta. Abbiamo visto che, commentando la notizia condivisa sui social network, sono arrivate alcune osservazioni del tipo: la maggior parte di queste auto sono auto del comune e quindi sono autorizzate. Allora, le fotografie sono inoppugnabili ed è assolutamente vero che la maggior parte di quelle auto, o comunque una quota significativa di quelle auto, sono auto di servizio del comune e che quindi, diciamo, da un certo punto di vista hanno l'autorizzazione per poter sostare lì. Il punto però è proprio questo: ma ha senso continuare a definire l'isola pedonale una zona dove ogni giorno, perché non è queste foto non sono foto che ritraggono una situazione straordinaria, ritraggono assolutamente l'ordinarietà quotidiana che chiunque passi per quelle aree in qualsiasi giorno dell'anno può rilevare. La domanda è: ancora senso che questa sia definita un'isola pedonale? Forse non è il caso di rivedere il sistema dei permessi e delle autorizzazioni, comprese quelle dei veicoli di servizio per il comune, perché è certamente vero che probabilmente in un mondo in cui ancora non siamo riusciti a dematerializzare fino in fondo la burocrazia e quindi si spostano quintali di carta, di faldoni, di materiali cartacei, che potrebbero essere agevolmente spostati con un clic se fossero trasformati in un oggetto digitale, ma al di là di questo capisco bene che c'è la necessità di poter arrivare vicino all'ingresso del municipio per scaricare i faldoni di, che ne so, l'archivio di uno o dell'altro assessorato. E questo può avere senso. Diverso è consentire una sosta che di fatto è permanente di tutta una serie di veicoli che sono sì certo comunali, quindi sì certo autorizzati, ma non a occupare in modo assolutamente indebito per tutta la giornata, per tutta la mattinata perlomeno, spazi che dovrebbero essere dedicati ai pedoni. Questo è il tema che abbiamo sollevato con l'articolo di ieri e con la pubblicazione delle foto che ci sono arrivate al nostro lettore. Sarebbe interessante che della questione si occupassero quelli che se ne devono occupare, cioè anzitutto il Consiglio Comunale e poi la Polizia Municipale per l'attuazione pratica delle direttive. Credo che sia un tema libero da ogni condizionamento di tipo politico. Qui non conta di che colore è l'amministrazione, conta il decoro e conta la garanzia di un minimo di vivibilità per aree del centro che hanno una loro bellezza che viene certamente deturpata dalla presenza troppo esorbitante delle auto. Un tema che riprenderemo certamente nei prossimi giorni. Per ora ci salutiamo qui, vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora sulla Voce di Novara.